Siamo in onda, siamo in onda, siamo in onda. Fermi là. Fermo là, già parlato. Scarparo. Sì, grazie. Partiamo dal presupposto che è stato sottoscritto nel 2012 e approvato il piano sociosanitario regionale che va dal 2012 al 2016 e siamo nel 2015. A tutt'oggi dell'attuazione di un piano buono, perché è un piano buono, che parte da un presupposto fondamentale, portare la sanità da un sistema ospedalocentrico a un sistema sul territorio, quindi più vicina al cittadino. E questo è un ottimo piano sociosanitario. Il problema però è l'attuazione di questo piano. E fino a qua tutti l'abbiamo capito, forse anche i cittadini. Assolutamente sì, anche perché tornando un attimo sui Camporese, medici... Camporese, guardi che è in onda e si sente tutta. No, parlando, perché non lo sa mai. Parlando anche dei medici di medicina generale, io penso che il problema più grosso è quello che è stato fatto nel passato. I medici di medicina generale sono stati lasciati per troppo anni a svolgere funzioni di meri burocratici, quindi senza una preparazione, una formazione continua e di conseguenza intasando i pronto soccorsi, perché i pronto soccorsi non sono i cittadini che decidono di andare al pronto soccorso il più delle volte, ma è il medico di medicina generale che invia il paziente al pronto soccorso. Allora, di fronte ad una situazione di questo tipo... O che non c'è o non riceve, perché attenzione... Cioè, no, il pronto soccorso... L'ambulatorio riceve da allora, sì, ma oltretutto non c'è, non risponde. Specifichiamo anche un altro aspetto, che i pronto soccorso in Veneto hanno una carenza di 250 medici. Infatti. Parlando esclusivamente dei medici, senza parlare del personale del comparto, infermieri e altri professionisti sanitari. Il problema però... non è solo questo, è che di fronte ad un sistema ottimo che parla della medicina di gruppo integrata, l'unica cosa che è stata fatta è stato solo l'accordo con i sindacati dei medici di medicina generale. Ma la medicina di gruppo non è solo i medici, non sono solo i medici, sono anche tutte le altre figure professionali che sono state tralasciate. Quindi per attuare questo piano servono risorse, persone, strumenti e strutture. I 100.000 euro che sono stati stanziati in 4 anni, 25 milioni, 100 milioni di euro, credo, scusa, 25 milioni all'anno, a che cosa servono? Di fatto, a che cosa servono? Perché se noi siamo il sindacato che rappresentiamo i cittadini e i lavoratori e non siamo stati coinvolti, vengo naturalmente a concludere e a pensare che sia solo una destinazione ai medici di medicina generale. Questo vorrei che l'assessore poi me lo spiegasse. Ma poi c'è anche un'altra questione, vede, la questione della preparazione del personale, che non è solo medico ma è tutto il personale sanitario che va formato e preparato per poter fare la medicina di gruppo, anche gli infermieri, anche le altre figure professionali, gli operatori vanno formati per attuare questo piano, che ripeto è un piano molto bello, che a me piace, però siamo ancora molto indietro, siamo ancora molto indietro. Io guardi, lancio anche una provocazione, faccio un piccolo esempio, abbiamo per esempio con la sanità veneta un arretrato dal 2008 delle risorse aggiuntive per il personale del comparto, che siamo rimasti fermi, non abbiamo più contrattato null'altro. Il contratto nazionale, questo non dipende certo dalla regione, è fermo dal 2009. Personale è sotto organico, non solo il personale sanitario, guardate, anche il personale amministrativo, perché poi le pratiche vengono svolte da un punto di vista burocratico anche dal personale amministrativo. E allora o pensiamo di sburocratizzare, oppure il personale amministrativo, che è sotto pressione enorme in questo momento, sta scoppiando come stanno scoppiando le figure sanitarie. Ma la mia provocazione è: ma perché di fronte a tutta questa difficoltà, in particolar modo nella gestione, non pensiamo di trasferire tutto il personale medico di medicina generale nella struttura? Lo facciamo diventare strutturato, quindi dipendente diretto delle ULS. Con questo consentirebbe una miglior formazione, facendo una rotazione anche nei reparti, per cui una maggior formazione, e questo consentirebbe un ulteriore sgravio nei pronto soccorsi. No, chiarissimo, questo l'abbiamo già sentito, infatti questa proposta è già circolata. Sono diverse le osservazioni, quindi a lei assessore la parola e anche a Lunghi, che può sopperire. Poi Botacin, sì. Posso intervenire anch'io qualche volta?
Fate intervenire tutti, vi ho dato un ordine perché devono rispondere assolutamente sì. Allora, intervengo con il signor Ferdinando Cipla per quanto riguarda le medicine di gruppo. Noi ci siamo anche incontrati in passato perché c'era la necessità di arrivare all'accordo con i sindacati in maniera tale da attivare queste medicine di gruppo. Dopo 3 anni siamo riusciti a concludere questo accordo. Non semplice, le risorse mancano, difficoltà a recepirle, peraltro ci sono perché sono all'interno della funzione accentrata del finanziamento regionale, quindi esistono le risorse. L'obiettivo finale è che con lo start-up si fanno partire queste medicine di gruppo, compresi gli infermieri, compresi gli amministrativi che dovranno essere all'interno di queste strutture e dopodiché dovranno essere assorbite evidentemente da quello che è il pro capite che viene erogato alle USL. Su questo non c'è dubbio. Le esperienze che sono partite sul Vicentino sono esperienze che hanno almeno 10 anni, perché un direttore generale 10 anni fa. Due, adesso è stato fatto adesso. Assessore, questa è la sua firma che ha fatto il precedente. Qua è la sua firma, è sua, Sì, l'ha nel scritta lei. 2000, quello è del Questa è 2001, quella del 2016 che dice ecco. entro il 1 gennaio 2016 Sì. tutti i medicinali del gruppo integrata. L'ha firmata lei questa Perfetto. cosa, non mica firmata io. Assessore, non Ma lei non le avete vuole le fatto tutto medicine di questo, gruppo? avete Sì, la fatto vuole. soltanto quelle cose lì. Avete fatto. E se adesso andate con le medicine del gruppo integrate, con la rete che date i finanziamenti in questo modo, che non si capisce bene le cose, vuol dire che ripetete questo errore che avete fatto allora. Allora, c'è una peculiarità che serve al territorio. Secondo poi, ci sono delle situazioni territoriali, quelle disperse nella montagna piuttosto che in Polesine, che hanno bisogno dell'ambulatorio sul territorio. Su questo non c'è dubbio, voglio vedere il signor ottantenne che prende la macchina e va nella medicina di gruppo integrata. Diventa difficile, è un servizio che viene erogato in determinate zone disagiate. Detto questo, nel giro di 3 anni anche queste situazioni dovranno essere riconvertite e rientrare in medicina di gruppo integrato. C'è scritto anche Avete questo scritto sul questo? contratto. Sì, C'è chiaro. scritto. Identica. Appunto, c'è scritto. Quindi quell'accordo verrà assorbito dalla delibera e da lì in poi verrà ricondotto alla medicina di gruppo integrata Signor con tutti i Cipriani, no, si chiaro. ha detto anche a me No, guardi che non ha il personalmente che microfono. Alessia era contro la rete, me l'ha detto anche a me. Va bene Bene, questa cosa qua. E voi allora, avete combinato diversamente. quando si fanno gli Alcuni accordi sindacali, punti evidentemente è frutto di una mediazione. hanno Non ceduto avessimo con fatto la fermezza. Hanno mediazione, ceduto con non fermezza. saremmo arrivati alle E medicine di quello che gruppo hanno fatto integrate, grazie alla spinta della quindi moneta. all'obiettivo finale. Io credo che sia una grande conquista, dovuta per legge nazionale e dovuta ai cittadini veneti. Finalmente partiranno le È medicine una di via di gruppo compromesso, è integrate. stato un compromesso. Detto questo, ci vuole tempo per attivare tutto quanto un piano sociosanitario. Il precedente non era ancora completato del Ci tutto, vuole o tempo, appena ci vuole completato. coraggio e scelta. Però, per quanto mi riguarda, con gli atti aziendali recepiti nell'estate dell'anno scorso, sono stati insieme con i territori, i direttori generali con il territorio, sono andati a collocare l'ospedale di comunità, sono andati a collocare quelli che sono i servizi territoriali. Adesso noi come Regione abbiamo solo l'onere di farli partire con la direzione generale e questa partenza dovrà essere fatta entro il dicembre del 2015. Quindi ci sarà un completamento dal punto di vista amministrativo e successivamente, evidentemente anche dal punto di vista materiale, di quello che è il progetto di piano. Non è semplice perché ogni anno ci tagliano risorse. Quest'anno il taglio previsto è di 2 miliardi 350, che per il Veneto sono meno 240 milioni. Quindi gli interventi che facciamo noi li dobbiamo rendere strutturali attraverso uno start-up tipo quello delle medicine di gruppo, che sono 25 milioni che verranno erogati ogni anno per pagare il personale, sia amministrativo che infermieristico, e adibire i locali che riceveranno i medici in medicina generale, preferibilmente ospedali Non riconvertiti, c'è nessun taglio presidente. per poi arrivare Quest'anno non c'è anche in nessun altri taglio siti, presidente. e rendere questo servizio. Però io credo che con le schede approvate
quest'anno con gli atti aziendali approvati nell'estate dell'anno scorso siamo stati abbastanza celeri. Mi piacerebbe Lunghi, però poi Bottaccini e Sinigali. Una domanda a cui l'assessore non mi ha ancora risposto. Qual era? Allora, io avevo chiesto come mai questo pacchetto economico che va alle medicine di gruppo integrato è stato firmato solamente con i medici di medicina generale e non con i sindacati che rappresentano cittadini e lavoratori, dal momento che sono coinvolte tutte le figure professionali e sono coinvolti gli amministrativi, sono coinvolti gli infermieri, i sanitari, i radiologi, tutto il personale sanitario. È stato firmato solo con i medici. Può rispondere Lunghi? Perché solo con i medici? No. Io rispondo solo. Allora, il contratto noi l'abbiamo fatto con i medici di medicina generale. E allora sono solo per i medici di medicina generale quei soldi? Esattamente. Il personale lo mettiamo noi come Regione del Veneto, come USL, visto considerato che è collegato al distretto. Però voglio dire, non c'è. E allora sono solo per i medici. Non c'era nessun tipo. No. Noi con quei soldi lì paghiamo. È vero che il personale lo mette. Non è chiaro, cioè, se loro mettono il personale. Il personale decide il medico di medicina generale se assumerlo attraverso cooperative, attraverso altre modalità. E comunque abbiamo messo in commissione un'osservazione per cui sarà il comitato d'azienda sarà a decidere definitivamente. Certo. Però, che condivido. Però ecco un passaggio molto delicato questo, perché bisogna anche a garantire una presenza degli infermieri, ma anche certo. Garantire un trasferimento finanziario laddove vengono raggiunti gli obiettivi. Quindi perché noi come medicina di gruppo integrato abbiamo raggiunto determinati obiettivi. Certo. Curare la gente, fare assistenza certo. In un certo modo. Cioè certo. Non possiamo passare i soldi senza raggiungere gli obiettivi, che sono il diabete, che sono la parte cardiologica, BPCO, cardiopatie, eccetera. Quindi bisogna raggiungere. Questo l'abbiamo messo tra le osservazioni. Questo rientra nei finanziamenti di cui si parlava, certo. 25. Certo. Che, sennò, io giusto vorrei per spiegare. Però mettere il punto, a fare l'attenzione anche su un'altra cosa. Siamo tra le sanità. Sicuramente una delle migliori sanità italiane e siamo tra le migliori sanità europee. Il pericolo che stiamo correndo in questo periodo è di peggiorare la situazione sanitaria. Cioè non solo di non stare al passo coi tempi e migliorarla, ma di regredire, di ritornare indietro. Allora, su cosa bisogna puntare? Siccome parliamo sempre di soldi ed è vero che quello che muove tutto alla fine sono i soldi, però qui bisogna puntare anche, uno, sulla preparazione medica, l'aggiornamento e il coinvolgimento, anche la motivazione medica a migliorarsi. Sulle piante organiche adeguate, perché ci sono piante organiche mediche ed infermieristiche non adeguate. Cioè abbiamo infermieri che fanno 10 reperibilità invece di farne 6. Se uno fa 10 reperibilità notturne, viene chiamato ogni notte, alla fine è stressato e lavora anche male. Allora, io credo che un salto che dobbiamo fare in avanti adesso, e qui è trasversale, non è di destra, di sinistra, è per la sanità migliore che potremo avere, è quella di puntare sull'aggiornamento, sulle dotazioni organiche adeguate. Sulle dotazioni organiche, e qui ci potrebbe essere un risparmio o un riassetto, perché si parla tanto di costi standard. Io vorrei fare, qui una provocazione che faccio anch'io all'assessore, una valutazione dei costi standard all'interno del Veneto. Oh, bravo. Per quale motivo in qualche pronto soccorso che gestisce 100.000 abitanti, è un esempio teorico, ci sono 20 medici e un altro pronto soccorso che gestisce 200.000 abitanti ce ne sono 15. È un costo standard sbagliato, no? Cioè all'interno del Veneto, quindi io chiederei anche di rivedere i costi standard interni del Veneto. Il problema del diabete, il problema enorme è quello del diabete, è una cosa che personalmente spingevo, ma è quello di convincere i medici di medicina generale a farli munire per studiare il fondo retinico con gli apparecchi nuovi che possono fare anche i medici di base messi in rete con gli specialisti. C'è una legge che... eccezionale, ma deve essere applicata, cioè, e c'è l'assessore di dice che ci sono i fondi. Io adesso non voglio, però secondo me noi dobbiamo iniziare a ragionare, io adesso parlo come sindaco e come ANCI, certo. Per portare la migliore sanità che abbiamo, di potenziarla e di farla crescere ulteriormente.
perché se no corriamo il rischio di litigare per motivi politici, non è infatti quello senza che avere evitare l'obiettivo bene, davanti di migliorare la finanza. Se lei ha parlato di aspetti qualitativi della sanità, sì, di puntare sugli aspetti qualitativi e non solo su quelli quantitativi. E non su quelli propagandistici, perché se ascoltiamo Maroni, la migliore sanità poi, italiana vabbè, ci sono tante lombarda. Altre cose, ma se sentiamo la Serracchiani, la migliore sanità italiana è quella friulana, senza se sentiamo dubbio. L'Emilia, la Toscana, no, ma non è vero. Diciamo, beh, tutti vero, dicono, tutti dicono questo. A me interessa che i veneti che non trovano posto in lista d'attesa e che devono chiamare il medico privatamente, cioè l'intramenia, pagando 120 certo. euro invece che il ticket, possano trovare risposta in tempi giusti. Mi interessa però... Cioè, per fare questo, perché è vero quello che diceva il sindaco, io volevo porre l'attenzione su due questioni. Servono delle scelte che non sono state fatte in questi 5 anni e che mettono a rischio il buon livello di sistema sanitario che abbiamo. Faccio 2 esempi. Il primo esempio, sempre sugli ospedali, sui piccoli ospedali, io sono uno dei pochissimi che ha votato contro il piano sociosanitario, perché ritenevo che non ci fossero le scelte. Noi nel 2011 avevamo 5 ospedali che facevano con punti nascita a rischio, perché la letteratura internazionale dice che servono almeno 1000 parti all'anno perché... sia l'ottimale, ma comunque sotto i 500 non si deve andare, perché si va a rischio, cioè non c'è la casistica, l'esperienza e la complessità che può permettere di affrontare le situazioni di emergenza. Ne avevamo 5 fuori norma, cioè sotto i 500 nati all'anno nel 2011, ne abbiamo 9 nel 2015, 9 ospedali con punti nascita insicuri secondo tutta la letteratura scientifica nazionale. L'altro ragionamento è quello che mi viene proprio dal sindaco, perché insomma, sembra che sia tutta colpa dei tagli. Stiamo attenti che noi abbiamo le USL che funzionano meglio, ma non per giudizio esterno, per giudizio degli utenti, cioè le USL che degli ospedali che attraggono di più, cioè quelli che hanno pazienti che vengono da fuori USL, e spesso da fuori regione, non sono quelle che hanno il costo pro capite più alto, sono quelle che hanno il costo pro capite più basso. Ed è strano. Sono quelle che spesso sono quelle che hanno il costo pro capite più basso. E allora questo dice una cosa semplicissima, che i costi standard, prima di chiedere al resto del mondo di applicarli, cosa giustissima, la regione del Veneto deve applicarlo al proprio interno, perché non è possibile che le USL trevigiane, le USL vicentine abbiano costi pro capite per fare le stesse cose molto più bassi, anche di 500-600 euro l'anno per persona, per abitante, e altre invece abbiano costi più elevati. E ripeto, non perché diano una sanità peggiore, anzi, spesso, proprio perché hanno fatto delle scelte coraggiose, che nel piano non sono indicate queste con sufficiente chiarezza, hanno riorganizzato. Allora, lo spazio c'è. Io non voglio discutere su chi ha la sanità più bella d'Italia, del mondo, d'Europa, perché non è quello che interessa gli utenti. Agli utenti interessa che quando hanno un problema lo possano risolvere. E interessa il fatto soprattutto che oggi, grazie a sta sanità qua, sarà quella che è, sempre più spesso devono pagare di tasca propria delle prestazioni che invece per... Costituzione eccetera dovrebbero essere pagate dalla fiscalità, cioè quando pagano le tasse dovrebbero pagare anche la visita, invece devono prenderla privatamente, perché altrimenti non hanno la risposta in tempo sufficiente. Do la parola prima pubblicità, poi Sinigaglia può ribattere o aggiungere qualche cosa. Prego, pubblicità.